Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video spacchettamento. Questa non sarà l'angolazione, ma volevo farvi vedere Leo, il mio gattino. Questi sono pacchi che devo spedire. Vabbè, torniamo a quelle cose interessanti, cioè lo spacchettamento. Mi è arrivato un pacco da Temu. Mi sembra di averne fatti 4 ordini. Perché il problema di Temu è che ci sono questi 15 euro minimo per poter acquistare e io mi faccio prendere la mano, ecco, insomma. Sì, questo è il problema più grande, ecco. Uno l'abbiamo già visto insieme, non so se l'ho già pubblicato, ma presumo di sì. Questo è il secondo ordine. Allora, ho ordinato. Sì, questi. Prendo il cellulare perché vi dico il prezzo perché costavano parecchio. Però se sono belli, sono veramente, veramente top. Sono in pratica, mentre cerco l'app, ve lo dico, dei i tuoi ordini. Ma tra l'altro è arrivato prima un altro ordine di un altro che ho fatto. Questo è l'ultimo che ho fatto, credo. Sì, cioè io questo qua l'ho fatto. È stato l'ultimo. Cioè io ne ho fatti due lo stesso giorno e poi uno il giorno dopo è arrivato prima quello del giorno dopo. Vabbè. Niente, questi sono degli evidenziatori glitter. Ora io palesemente li proverò. Cioè, ovviamente non li utilizzerò per sottolineature, cioè quelle diciamo orrende, però quando voglio fare degli schemi carini, secondo me ci possono stare. Poi io sono una patita degli evidenziatori, io amo gli evidenziatori, ne avrei di tutti i tipi. Ne proviamo giusto uno. Prendiamo questo verde. Sarà un foglio qua da qualche parte. A me i glitter sembra che ci siano. Ora prendiamo un foglio qualunque. Ok. No. Cioè, più che glitter, sì, sono glitterati, più che altro sono satinati. Ma che belli! Questi costavano un casino, però ve l'ho detto, costavano tipo 8 euro, una cosa del genere. Sì, 8,50 euro. Però sono 8 gli evidenziatori. Quindi alla fine costano 1 euro evidenziatore. Come quelli normali. Ci sta, bellissimi. Questi Temu approvato. Peccato che non si possano fare le recensioni come su Shein per avere dei buoni, perché le farei volentieri, ma se devo recensire giusto per farlo, no. Poi, altra sfilza di evidenziatori, questi a forma di orsacchiotto, che però io non so dove metterò perché nel mio astuccio così non ci stanno neanche a morire. Cioè, il problema è che vedete, cioè, voi li aprite e avete il, no, solo così, voi li aprite e avete gli evidenziatori. Boh, non ho una cosa così lunga, ma possiamo provare. Ah, si possono alternare però. Ah, carino. Vediamo anche questo qui. Dai, ho fatto questo qua per sbaglio. Vediamo come scrive. Scrive molto bene. Non so se si vede. Bello, bello. Io so che comprerò una marea di stronzate di cancelleria su questi siti. Poi cosa ho preso? Una cosa che si è rotta, sicuro. Perché vedo già qua spaccato. Ho preso, oh, questo che era il mio nuovo astuccio. Ho detto compriamo un nuovo astuccio perché ho detto compro tutti questi evidenziatori, stronzate varie, volevo un nuovo astuccio, solo che mi sa cappuccino, se lo so che ho rischiacciato. Però, no, forse no. Forse mi stava dando questa impressione di piccolezza, ma non riesco neanche a sven. Ah, magari se lo apro.
Non riesco. Non riesco. No, no, vabbè. È grande. No, no, è grande abbastanza. Considerando che ci volevo mettere solo gli evidenziatori. Comunque. No, va bene, va bene. Al massimo me ne comprerò un altro poi. Ci sta. Questo è molto carino. Anche questo sono soddisfatta. Mi sa che... Ah, questo invece ne ho tipo già un centinaio, un centinaio no, però ne ho già tipo 4-5 diversi tra loro. Questo serve per quando ti strutti, fai la skin care, eccetera. Sbabam! Ti lascio la fascia libera, io ora sono orrenda, così me ne rendo conto. E ora mi direte, ma non ce l'avevi già a forma di... mi stanno chiamando, scusate. Scusate, era la psichiatra e dovevo rispondere. Dicevamo, ma non ne hai già una forma di rana? Ora c'era il mio gatto che passa perché vuole uscire. Dai, levati! Ma non ne hai già una forma di rana, una forma di coniglio? Sì, ma sono a fascia e io ho la testa molto grossa. Mentre questo è a cerchietto, che secondo me è perfetto. Non lo so, avevo questa sensazione. Poi ho preso, oh, questi qua. Vi dirò la verità, io li ho presi perché volevo fare le caramelle allo spritz, solo che adesso io sono sobria da 2 mesi e non è proprio adatto a fare le caramelle allo spritz, però poi volevo provare a fare le caramelle in generale. Non so se sono stati adatti a fare le caramelle in realtà, però questa qua avevo usato questi, quindi boh. Io li ho presi, ora vi farò sapere se riesco a farci delle caramelle, qualcosa di questo tipo. Poi cosa ho ordinato? Oh, sono arrivati gli adesivi, questi, perché quelli con i gatti che vi ho fatto dell'altra volta che ho comprato per i miei clienti di Vinted, erano troppo belli, quindi non potevo darglieli, cioè me li sono dovuti tenere. E allora ho deciso di comprare questi che sono comunque molto carini secondo me, però diciamo che posso farne a meno. Ok, così li metto qua nel cassetto, che sto avendo un sacco di vendite su Vinted. Poi ho preso queste qui, queste 5 candeline, che sono delle candeline colorate, cioè che fanno questo effetto qua quando le accendi. E poi sì, perché c'è questo qui, ah, c'è questo. Allora, io questa maschera, no, aspetta, ne parliamo dopo, perché tanto c'è un'ultima cosa, mi sembra che è rotta. Sì, basta, è finito. Non so se è rotta o se la posso aggiustare. Secondo me la posso, perché cioè la confezione è arrivata a così. Allora, questa è una candela che magari avrete già visto. No, forse la posso aggiustare. Sì, sì, l'ho aggiustata. Allora, io non so se l'avete mai vista, sicuramente sì. Voi praticamente accendete le candeline qua e poi questo si apre e dovrebbe girare, forse. Non mi ricordo mai se gira o no. Vabbè, la scatola la lascio a desiderare. Però niente, la volevo per la mia tortina e quindi l'ho presa. E perché poi costano un casino in giro, io non l'ho pagata tanto, temo. Cioè l'ho pagata un pochino perché ovviamente cioè, è carina, ci sta che venga a costare un pochino, però non esageratamente. Anzi, ora vi dico i prezzi. Allora, le candeline, quelle là, queste le ho pagate 2 euro. Questa l'ho pagata 4. Poi il cerchietto l'ho pagato 1,50 euro. L'astuccio per matite 2 euro. Gli evidenziatori a forma di orsacchiotto 2 euro. 1,30 euro gli stampini. 1,40 euro gli adesivi. E poi 3 euro questa maschera. Che io ho già visto l'influencer onesta che la usa e che ne parla malissimo. E bla 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 bla. Però dai, su, chi se non me poteva provare una maschera del genere.
Io è bello che mordo queste cose come se non le avessi toccata mezza Cina, Taiwan, bah, Italia anche, cioè nel senso non è un problema di persone asiatiche, è un problema di persone che toccano i prodotti e io ci metto le labbra sopra. E... ah no, qua è andata. Allora, è questa qui fondamentalmente. Qua c'è il tappino, che non so come si vede assolutamente, ah, bisogna alzare un pochino il... è tipo, vabbè, tu la... vabbè, ora io non ho voglia di farlo ovviamente. Tu la passi tipo senza tappino, qua su qua, là dovrebbero uscire tutti i pori, tutti gli schifi che abbiamo in faccia. Lo farà? No. Cioè nel senso magari escono, però non credo che li elimini, ecco. E nulla, questo era il mio pacchettino di Temu. Ora ne arriveranno altri e spero che vi sia piaciuto. Muah.